Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Sempre della serie Rispondiamo, c'è una playlist che vi abbiamo fatto, vogliamo riprendere con voi le risposte del catechista, ossia voi ci state facendo molte domande e noi stiamo cercando di raccogliere settore per settore, serie per serie, e vedere un po' poi di darvi delle risposte. Risposte, ripetiamo, catechetiche. Noi siamo catechisti, quindi non possiamo darvi altra risposta che quella che ci dà la Chiesa cattolica. Bene, ritorniamo su un argomento che per la verità abbiamo già trattato, però vogliamo farlo in modo più analitico attraverso il Vangelo. Il vero insegnamento di Gesù sul giudicare e il non giudicare. Si ritorna di nuovo perché ci sono delle affermazioni di Gesù che sembrano andare in una direzione e poi in un'altra. O comunque la Chiesa in fondo per 2000 anni non ha forse giudicato i peccatori? Allora, che cos'è, che cosa si intende? Andiamo a vedere. Dunque, da 6 anni a questa parte va di moda rispondere a chi chiede ragione riguardo a pubblici scandali e peccati mortali: chi sono io per giudicare? Abbiamo già fatto un video e vi metteremo il link con un testo anche scritto che non è nostro, però noi l'abbiamo riportato per cercare di comprendere come deve comportarsi un battezzato, un sacerdote, un catechista, un vescovo, ma anche un pontefice a riguardo di ciò. Cioè, non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio. Giovanni 7, 24. Sentite questa frase. Si sta diffondendo un falso messaggio che porta con sé desolazione. La felicità non si ottiene nella via della libertà senza la verità. Questo è egoismo. A dire questa frase è stato Giovanni Paolo II in occasione dell'incontro mondiale con le famiglie nel 1997 a Rio de Janeiro. Troverete tutti i link. Va da sé allora che in quel più evangelico non giudicare significa più puramente che non devo giudicare le persone dalle apparenze o dai sentimenti, ma quanto agli atti che compiono. Tutti noi compiamo, non solo possiamo giudicare, dal cui atto poi scaturisce l'esame della coscienza, ma è un dovere che rientra in quel discernimento che ci permette di scegliere fra ciò che è bene e ciò che è male. Diverso è l'accanimento contro il peccatore, e da questo ci mette in guardia Gesù. Il discernimento va fatto, ragazzi. Se io non giudico che una cosa è buona e una cosa è cattiva, che faccio? Io devo giudicare se ci sono dei funghi velenosi, altrimenti se io non so fare la raccolta dei funghi è meglio che non la vada a fare, altrimenti mi avveleno. Se non so distinguere, giudicare, quello è il vero giudicare, distinguere tra ciò che è sano e malato, tra ciò che è bene e male, ciò che è giusto e ciò che è ingiusto. Nei Vangeli troviamo altre due occasioni in cui Gesù sembra esprimere un concetto diverso. Se in Giovanni sopra, come abbiamo letto, dice che dobbiamo giudicare con giusto giudizio, ora sembra contraddirsi: non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Luca capitolo 6, 37.
Capite che se si estrapola la frase di Gesù così, ognuno deve farsi gli affari suoi. E allora che è stata, perché ha istituito la Chiesa? Guardate che l'ha istituita con una missione specifica: andate, fate, e battezzate. Chi crederà, sarà salvo. Ma chi non crederà, parola di Gesù, sarà condannato. Non perché lo condanna lui, non perché ci condanna lui, ma perché ci condanniamo con il rifiuto. Quindi, che cosa ci sta dicendo Gesù? Come mettere in pratica questa parola del Vangelo? Non è forse necessario giudicare se non ci si vuole arrendere di fronte a ciò che non va? Gli apostoli Giacomo e Paolo, così diversi tra loro, sembrano dare il carico da 11, come si vuol dire. Giacomo scrive: chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo? E Paolo, questo Giacomo nel Giacomo 4:12, e Paolo: chi sei tu per giudicare un servo che non è tuo? Romani 14:4. Capite bene che se, vedete, noi abbiamo messo il video di come si legge la scrittura che ci ha aiutato a capire padre Francesco Marino, capite che se si estrapola o se si fa da una parte il sola scrittura o se si fa da una parte che si estrapolano, capite che non si riesce a comprendere che cosa ci sta dicendo Gesù e gli attribuiamo cose che non ha detto. Per esempio, non ha mai detto chi sono io per giudicare. E non è questa la missione della Chiesa. La Chiesa ha la missione di giudicare ciò che è bene e ciò che è male. Ora, chiariamo subito che né Gesù e neppure gli apostoli hanno cercato di abolire i tribunali. Loro stessi dimostrano di saper giudicare le condizioni in cui si trovano le persone. Il loro appello concerne la vita quotidiana in un rapporto stretto con il proprio prossimo. Se i discepoli scelti da Gesù cercano di mettercela tutta per obbedire alla missione loro affidata, continuano tuttavia a commettere errori dalle conseguenze più o meno gravi. Per esempio, troviamo il famoso incidente di Antiochia, vi ricordate? Galati capitolo 2:11-14, un modo molto elegante per descrivere uno scontro avvenuto tra la colonna della Chiesa, San Pietro, e l'apostolo delle genti, San Paolo. Vi ricordate? Paolo che rimprovera Pietro. Il messaggio da loro lanciato è, allora, di giudicare colui che per sua negligenza, debolezza o dimenticanza, causa dei torti o fallimenti ed è causa dell'errore. Chiaro? Certo, noi abbiamo eccellenti ragioni per giudicare il nostro prossimo, per esempio, lo facciamo per il suo bene, affinché impari e progredisca. Questa è anche la lezione offertaci da San Paolo e questo è stato fatto anche per noi prima della nostra conversione. Basta leggere Efesini capitolo 2:1-7. Parla di noi, parla di ognuno di noi prima della conversione. Qualcuno ci ha giudicati, ha giudicato che i nostri atti erano scellerati e ci ha detto: svegliati. Dunque Gesù resta per tutti il maestro perché conosce il cuore umano e non è soggetto a giudizi emotivi, sentimentali, del momento, delle mode o di altre diavolerie dalle quali siamo costantemente tentati. Gesù dice: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo? Luca capitolo 6:41, Matteo anche 7:16. Che cosa ci sta dicendo Gesù? Vedete allora che il non giudicare non sarete giudicati, non condannare, eccetera.
fa parte dello stesso pacchetto, che va unito anche alla storia della pagliuzza. Ma la storia della pagliuzza non va divisa dall'altre, dagli altri avvertimenti, insegnamenti di Gesù. E adesso capiremo il perché. Quindi, che cosa ci sta dicendo Gesù? Ci dice innanzitutto, stiamo ben attenti, di stare attenti, perché a causa della nostra fragilità, dei vizi, dei difetti, possiamo servirci degli errori degli altri per rassicurarci delle nostre qualità. Riflettiamoci bene. Arrivare persino a compiacerci e dunque attenti alla superbia. Infatti, spesse volte le ragioni per giudicare il prossimo lusingano il nostro amor proprio. Vedi Luca capitolo 18, versi 9-14. Altro campanello d'allarme di questa storia è la falsa umiltà. Ossia, trovando nel prossimo un peccato grave e tacere per dispensarsi dall'affrontare il proprio peccare. State attenti. La severità del giusto giudicare può, da una parte, nascondere una certa insicurezza, specialmente al confessionale, quando piuttosto che stare lì a denunciare i nostri errori, si cerca di giustificarli, magari accusando gli altri o le situazioni, le circostanze di un dato momento. Dall'altra parte, invece, non si giudicano i propri peccati e non si denunciano gli errori altrui, non nel confessionale, ma andando dalla persona innanzitutto, ricordiamoci la correzione fraterna, per la paura di essere giudicato, cioè io vivo nel peccato, ok? O so di avere dei certi peccati e non mi va di toglierli, va bene, ma che male c'è, ma in fondo è giustificato da questo, da quest'altro, e ma che vuoi che sia, vivo in concupiscenza, vivo in adulterio. Allora capisco e non giudico l'altro, perché so che io sono nel peccato. Allora così non giudichi me, io non giudico te e stiamo tutti belli. Allora no, perché in entrambi i casi è falsa umiltà. A due riprese Gesù parla, attenzione bene, dell'occhio malato o cattivo. Matteo 6,23 e Matteo 20,15. Nomina così lo sguardo torbido per la gelosia. L'occhio malato spia, non scruta il cuore, ma l'esteriorità della persona. Invidia e giudica il prossimo nel medesimo tempo. Quando ammiro il mio prossimo per le sue qualità, ma allo stesso tempo subentra la gelosia, l'invidia e il mio occhio diventa cattivo. Non vedo più la realtà così com'è. E può anche succedermi di giudicare una persona per un male immaginario che magari non ha mai fatto. Oppure giudico per vendetta, per antipatia, per odio. Infatti, in altre occasioni, di fronte a un uditorio di mormoratori, Gesù racconta le tre parabole dei perduti ritrovati, peccatori pentiti, Luca 15:1-32, e vi abbiamo fatto proprio l'audio di un'omelia di un sacerdote, appunto, misericordia e perdono vero. Andatevela ad ascoltare, è molto ben fatta. Quale nuova idea di Dio ci viene a rivelare Gesù? Tra tutte le parabole, queste sono indubbiamente le più sconvolgenti, perché ci insegna innanzitutto che Dio ha premura
del peccatore pentito e della grande gioia che prova nel ritrovarlo, recuperare ciò che sembrava essere perduto. Egli stesso afferma di non essere venuto per giudicare, non sono venuto per condannare. Per applicare la giustizia ci sarà il giudizio particolare appena moriamo e il giudizio universale alla fine del mondo. Gesù sottolinea nelle parabole un Dio che non disdegna di affrontare le critiche dei farisei e degli ipocriti, degli invidiosi e dei vendicativi. Gesù affronta le critiche fino a farsi calunniare, critiche che si riproducono continuamente e quasi infallibilmente, spesso a causa delle invidie e delle gelosie. Vi ricordate che è tutto così? C'è sempre invidia e gelosia in tutte le correzioni che farà San Paolo in tutte le sue lettere. C'è sempre questo ricorrere a un allarme, invidie e gelosie. Ma Dio si interessa anche di un solo perduto, al quale, se veramente pentito, perdona tutto. Tutto, tutto. Come ve lo dobbiamo dire, è questa la misericordia di Dio. Ora, San Paolo ammonisce severamente: chi sei tu per giudicare un servo che non è tuo? Cosa significa? Il punto fondamentale del principio del non giudicare sta nel fatto che chi giudica il suo prossimo si eleva a maestro e usurpa di fatto il posto che compete solo a Dio. Questo è il principio fondamentale. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, finché venga il Signore. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Prima ai Corinzi, capitolo 4, 1-5. Vi ricordiamo di andarvi ad ascoltare, a leggere, a studiare il Catechismo. Noi abbiamo fatto quello tridentino, la serie, quello del verrà a giudicare i vivi e i morti, il giudizio universale, fa parte dei Novissimi, andatevelo a studiare. È per questo che non dobbiamo giudicare le persone, perché finché c'è vita c'è speranza di salvezza per chiunque, mentre stiamo bene attenti. Spesse volte il nostro giudicare la persona preclude ad essa ogni speranza. La mette ai margini della comunità e la esclude. Stiamo bene attenti. Il giudizio estremo va solo nei casi estremi, come dimostra lo stesso San Paolo nel caso dell'incestuoso, peccatore impenitente che ha rovinato e contagiato la comunità che viene rimproverata da San Paolo per aver creduto di aver fatto bene, che egli giudicherà molto duramente fino ad abbandonare l'incestuoso nelle mani di Satana perché si converta. Vi abbiamo fatto un video apposito, dentro troverete il link. Un potere che può usare solo, state bene attenti, il ministro di Dio, non un laico. E poi in casi estremi, ve l'abbiamo spiegato, è un caso estremo, ma si arriva anche a questo, per il bene dell'anima. Altro punto che è ulteriore principio è che noi tutti siamo chiamati a considerare gli altri superiori a se stesso. Filippesi 2:3. Non si tratta di non tenersi in considerazione, ma di mettersi a servizio degli altri piuttosto che giudicarli. Siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Luca 17:7-10. Sulla croce Gesù morente
usa il giudizio e salva solo uno dei due ladroni moribondi con lui. Non salva tutti indiscriminatamente o incondizionatamente. È quel giudicare per recuperare il peccatore, spingendolo ad abbandonare il peccato. I farisei, invece, che erano dei veri ipocriti, convivevano con i peccatori. Quando tornava al loro comodo, si aggiustavano i peccati a seconda delle loro convenienze, ingannando il peccatore stesso sulla sua sorte. Chiaro? Questi sono gli ipocriti e i farisei che Gesù accusa e denuncia pubblicamente. Giudica le loro opere. Ma allora possiamo giudicare sì o no? Perché a volte poi ci dicono il tuo parlare sia sì sì, no no, gli più viene dal maligno. Beh, stiamo attenti ragazzi, fare le catechesi non viene dal maligno. È evidente che il sì sì, no no, se lo leggiamo sempre all'interno del contesto, sta parlando di dottrina Gesù, cioè quello che è stabilito dalla legge di Dio è un sì o un no, non c'è un se o un ma. Quindi rinunciare di giudicare non porta forse alla indifferenza e alla passività? Cioè, alla fine diventiamo dei farisei. Cioè, se noi non giudichiamo con giusto giudizio, finiamo di essere davvero farisei e ipocriti. In una stessa frase, l'Apostolo Paolo usa la parola giudicare con due significati diversi. Dice, cessiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Pensate, giudicate, invece a non essere causa di inciampo o di scandalo al fratello. Romani 14 e 13, capitolo 14, verso 13. Nel primo caso significa di non sprecare il nostro tempo nel giudicarci tra di noi, nella comunità, nei rapporti tra fratelli, nella famiglia. Perché questo smettere, cessare di giudicarsi reciprocamente non porta ad essere passivi nei confronti degli errori da denunciare, perché sempre in quella correzione fraterna essenziale c'è la condizione fondamentale per intravedere dei rapporti con l'altro attraverso comportamenti giusti, usando la vera carità, che è fatta di prudenza, pazienza, mansuetudine. Cominciare infatti dal giudicare se stessi. Pensate, giudicate invece a non essere causa, dice San Paolo. Quindi cominciare dal giudicare noi stessi per non essere la causa di inciampo e di scandalo. È l'ordine partito da Gesù con la famosa trave e pagliuzza. Se ascoltiamo infatti bene tutto il brano, Gesù non invita affatto a chiudere gli occhi e a lasciar correre il peccato. Infatti, subito dopo quelle parole, dopo aver detto di non giudicare, però continua: può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due nella fossa? Luca 6, 39. E allora il brano diventa più chiaro se non viene estrapolato. Gesù desidera che i ciechi siano aiutati a trovare la strada, ma denuncia le guide incapaci, i lupi travestiti, i falsi maestri. Scusate, perché ci dice di fare discernimento, di giudicare, di stare attenti ai falsi maestri? Come facciamo a stare attenti ai falsi maestri se non giudichiamo quello che dicono? Quindi
Queste guide, un po' ridicole, sono, secondo il contesto, coloro che giudicano e condannano senza aver prima corretto se stessi. Scusate la parentesi importantissima, quando ci sono i maestri protestanti, ma scusate, Lutero è stato un falso maestro, un cieco che sta guidando migliaia di ciechi da 400-500 anni. Perché? Perché ha stravolto la scrittura, ha eliminato i sacramenti, non credono nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, non credono nella transustanziazione, non credono nella remissione dei peccati. Hanno un concetto diverso del peccato originale, hanno un concetto diverso del battesimo. Dobbiamo continuare? Per loro il matrimonio non è un sacramento, sono favorevoli all'aborto, al divorzio, all'eutanasia, ma che altro volete come prova? Capite? Ciechi che guidano altri ciechi e stai a giudicare il Papa, la Chiesa. Questo ha fatto Lutero. E noi oggi diciamo, state attenti, ci dispiace che molti fanno dei commenti allucinanti, noi non li accettiamo, purtroppo non è che possiamo stare dietro a tutto. Non giudicate Papa Francesco. Dobbiamo solo valutare, qui noi siamo partiti con una sua frase, domanda, che fu estrapolata dal suo contesto, chi sono io per giudicare? Noi abbiamo fatto un video, tu sei il Papa e quando vuoi giudichi, ed è vero, tutto l'esercizio del pontificato è un giudicare. Ha ridotto allo stato laicale McCarrick per la questione della pedofilia. Allora ha giudicato, ha saputo giudicare. Ma non si giudica solo i peccati che si vogliono giudicare. Si giudica tutto. Anche i peccati di omissioni, anche i peccati contro la dottrina. Questo ha detto Benedetto XVI ad aprile di quest'anno nella sua nota famosa di cui abbiamo fatto un video. E che è stato attaccato per questo e Benedetto ha risposto, ecco la critica che mi è stata mossa, quello che mi dispiace è non c'è più Dio in questa teologia, hanno tolto Dio. Chiaro? Quindi queste guide sono davvero ridicole, questo sta dicendo Gesù, perché se non ti sei tolto, no? Se contro giusto giudizio bisogna giudicare, dopo aver tolto la trave dal proprio occhio, ossia la propria conversione e la confessione ed una vita in stato di grazia che sia coerente nella Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana, perché ce n'è una sola, è solo questa. Non ce ne sono altre. Lutero invece ha portato anche a un odio verso la Vergine Maria. Allora, è chiaro che questo è il problema. Quanto sta dicendo Gesù, e non di non giudicare e basta, fatti gli affari tuoi. No, non posso farmi gli affari miei. Lo leggiamo quando afferma, eccolo lì, la risposta ce la dà Gesù stesso. Come potrai dire al tuo fratello, permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, ci dice Gesù. Ipocrita, dice a me. Togli prima la trave dal tuo occhio, e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.
Matteo 7, 4, 5. La domanda che Gesù pone indica il passaggio primario e fondamentale atto proprio a giudicare il fratello per avvertirlo dell'errore, ma dopo essere usciti noi dall'errore e dal peccato. Chiaro? Ecco, quando sentiamo dire ma siamo tutti peccatori, siamo tutti peccatori, è grazie che siamo tutti peccatori. E certo, e tutti dobbiamo convertirci ogni giorno, certo, tutti dobbiamo andarci a confessare, almeno dice, due volte l'anno, una volta l'anno, noi vi diciamo ogni 15 giorni, o almeno una volta al mese. Tutti i giorni dobbiamo convertirci, perché lo dice Pietro nella lettera, no? Il demonio è come leone ruggente, va in giro per il mondo ad acchiappare le anime. Noi siamo a rischio ogni secondo della nostra esistenza. Perché ci raccomandiamo al cielo, ai santi, alla Vergine Santa, a Gesù? Perché ci raccomandiamo? Perché la nostra fragilità nel cadere, c'è, ogni momento dobbiamo stare attenti. Ecco perché dobbiamo imparare la vera umiltà nel giudicare il prossimo. Tanto è vero che subito dopo Gesù aggiunge, concludendo l'argomento, non date le cose sante ai cani, e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Non vi dimenticate che questo brano insegna Sant'Agostino, anzi Sant'Agostino lo sottolinea, che questo brano è dedicato ai discepoli, soprattutto però ai predicatori, ai vescovi. E guardate che questo fa il pari con Ezechiele capitolo 3 dal versetto 16. Dice Gesù, quindi non date le cose sante. Allora dice, le cose sante, spiegano i padri della Chiesa, sono i sacramenti. I cani, state attenti, bisogna guardarli, leggerli, vedete, che non siamo per il solo a scrittura, infatti, nello scenario tipico dei tempi di Gesù, i cani erano i randagi, aggressivi, sono i peccatori recidivi, che, scandalizzatori, non vogliono pentirsi, vogliono vivere nel peccato, capaci però di ritornare per pretendere le cose sante. E cosa sta succedendo oggi? Non ci sono forse gruppi di conviventi che pretendono l'Eucaristia? Le perle sono la parola di Dio, le predicazioni, il magistero stesso della Chiesa. Vi ricordiamo che il magistero della Chiesa non è di un papa. Il magistero della Chiesa si intende tutta una serie di scritti approvati dai pontefici, dai padri della Chiesa, dottori, santi, scrittori, beati. Avete capito bene? Che la Chiesa, i teologi, grandi teologi, il più grande è stato San Tommaso ed è insuperabile, perché è così. Quindi stiamo ben attenti. Quindi le perle sono la parola di Dio, il magistero stesso della Chiesa. I porci sono gli impuri, cioè magari belli fuori ma sporchi dentro. Sono gli ipocriti. E dunque è necessario giudicare lo stato delle cose come stanno, per cercare di non cadere noi stessi nell'errore, per evitare anche la profanazione stessa dei sacramenti.
L'interpretazione corretta al testo è dunque la lettura che fa la Chiesa, ossia un monito ai missionari cristiani, ai parroci, ai catechisti, a non predicare il Vangelo a chi che sia. E quindi preparare bene il terreno dove seminare. Qui si può leggere la parabola del seminatore. Quale è il terreno buono sul quale seminare? Andatevi a leggere Marco capitolo 4, 31, 34 e anche Isaia capitolo 55, versetto 10, perché si riallaccia. Arriviamo a una conclusione. Del resto è sempre una parola dell'Apostolo Paolo a farci capire qual è la giusta misura. Cosa dice a Timoteo? Ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina. Dobbiamo ripeterlo? Ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina. Questo è un giudicare gli atti, non la persona in quanto tale, ma ammonire, appunto. 2 Timoteo 4, 2. E del resto, come si fa a rimproverare se tu prima non fai un giudizio su quello che devi dire all'altra persona per rimproverarla? Ma il rimprovero deve essere fatto con ogni magnanimità, non con queste accuse: il Papa è satanico, il Papa è Satana in persona. Per favore, non ne vogliamo più di commenti così. Cresciamo, crescete, scusate, state attenti al giudicare, state attenti, leggetevi bene la scrittura, cosa dice. Quindi, in sostanza, come insegnano i padri della Chiesa, non giudicare e non condannare nessuno, ma avvertili come veri fratelli, ammonisci il peccatore, porta la dottrina, eccola la tradizione. Avvertire dunque il fratello dell'errore e del peccato in cui vive, non giudicarlo, ma esortarlo alla conversione. Questo è il senso dell'insegnamento del Cristo. Facciamo un esempio per tutti. Oggi con questa storia anche della LGBT, bene, se io dico a una persona: guarda che tu stai commettendo un atto che è un peccato mortale, e quello mi dice: come ti permetti di giudicare? No, fermati, io non ti sto giudicando. Non sto giudicando le intenzioni con cui tu lo stai facendo, ma ciò che stai facendo è peccato mortale. Così, per chi è inconvivente, chi sta convivendo, divorziato, risposato al comune e pretende l'Eucaristia, guarda che tu stai vivendo nel peccato. Come ti permetti di giudicare? Io non ti sto giudicando. Il tuo atto, l'atto che tu compi, è peccato mortale. È evidente però, signori miei, che io non devo commettere quei peccati. Certo, poi sarò peccatore di altri, ok, d'accordo, devo sforzarmi di correggere i miei difetti, ma non è se io ho un difettuccio o ho un difetto, no? Non è che io sto zitto perché, siccome, che ne so, la gravità va pure pesata, eh? E se il mio peccare, perché noi tutti sempre peccheremo, non che fossero immuni dal peccato i santi, non che fossero immuni dal peccare gli apostoli, ma la faccia se hanno giudicato. Il ministero che il Signore ha dato alla sua Chiesa è quello di poter fare questo passo. Perché? Perché lo facevano i farisei, ma in modo ipocrita. Allora Gesù dice: fermo là, io do il potere alla Chiesa, quindi a tutti i battezzati in questo caso, ma in particolare è il sacerdote responsabile di questo giudicare, e lo può fare solo nel confessionale.
per la questione della soluzione o di dire al soggetto: amico mio, se non ti penti, io non ti posso assolvere e tu stai rischiando di andare dritto all'inferno. Noi che possiamo fare? Questo, amico mio, l'atto che tu stai compiendo è peccato mortale. Come ti permetti di giudicarmi? Non ti sto giudicando, non sto giudicando il tuo pensare. Quelli sono affari tuoi, le intenzioni con cui lo stai facendo. Ma ciò che tu fai pubblicamente è peccato mortale. Punto e basta. Ma tu chi ti credi? Oh, non ti preoccupare, io non mi credo niente perché anch'io sono peccatore. Eccola l'unire, anch'io sono peccatore. Anch'io ho bisogno di confessarmi, anch'io ho bisogno della grazia santificante, ma non per questo posso tacere. Questo ha detto Gesù, ecco di togliere prima la trave. E vedete che fa? La trave nel nostro occhio di discepoli e la pagliuzza nell'occhio del peccatore. Guardate, mette quella più grossa nel nostro occhio, perché è evidente. Gesù dice, non è possibile che voi siate ciechi. Toglietevi quella trave, così vedrete meglio e potrete giudicare meglio. Allora, arriviamo alla conclusione. Non vogliate giudicare dunque nulla prima del tempo, finché venga il Signore. San Paolo sta raccomandando così il più grande ritegno nel giudizio. Allo stesso tempo, infatti, chiede con insistenza di preoccuparsi degli altri e di avvertirli. Pensate, correggete gli indisciplinati, confortate i pusillanimi, sostenete i deboli, siate pazienti con tutti. Prima i Tessalonicesi 5,14. Quindi, come vedete, a Timoteo appunto dice: ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina. Alla comunità di Tessalonica dice: correggete gli indisciplinati. Qui si è rivolto alla comunità: correggete gli indisciplinati. Come faccio a correggerli se non giudico cosa stanno facendo e su cosa devo correggerli? Confortate i pusillanimi, sostenete i deboli, siate pazienti con tutti. Per esperienza Paolo sapeva che riprendere senza giudicare costava tanto e dice: per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato di esortare fra le lacrime ciascuno di voi. Atti capitolo 20 e 31, vi ricordo la scena di San Domenico di Guzman. Di giorno andava a predicare, la notte stava sdraiato ai piedi di Cristo davanti all'altare con le braccia aperte, con la faccia a terra. Padre, perdonali, non sanno quello che fanno, convertili, 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 convertili. Quanti sacerdoti ci ascoltano nel confessionale e poi piangono per la nostra conversione? Ci sono, vi assicuriamo che ci sono sacerdoti che soffrono per la nostra conversione. Il problema è che la maggioranza probabilmente non ci pensa proprio, o pensa a noi solo in termini di ecologia, di raccolte differenziate, no? Purtroppo. O del nuovo umanesimo. Ritorneremo sull'argomento, ritorneremo. Quindi, ecco, però abbiamo a mente le questioni fondamentali del Vangelo, del non giudicare, di come si deve giudicare, Perché è fondamentale. Quindi solo la vera carità è capace di un simile servizio, cioè di darci quelle lacrime perché l'altro si ravveda. E ce lo ricorda la Vergine Maria a Fatima, i 3 pastorelli, quando chiede loro di essere pronti a sacrificarsi e pregare per salvare quanti più peccatori fosse stato possibile.
Nella parte finale del discorso di Matteo, infatti, 7, 13, 27, ma ritorneremo su questo capitolo 7 di Matteo, è fenomenale, troviamo un ammonimento conclusivo di Gesù che invita a fare una scelta decisiva per entrare nel Regno dei Cieli. La porta stretta. Ecco, e qui vi abbiamo fatto un video, è stato fatto un video da un sacerdote che è fenomenale. La parola di Gesù non è solo qualcosa da comprendere e interpretare per gli altri, come facevano gli scribi e i farisei, con la legge di Dio, con la legge di Mosè che facevano, ecco. Ma deve soprattutto diventare una vita coerente del discepolo, cioè la legge di Dio vale prima per noi, poi per gli altri. E laddove non si riesce, non ci si accanisce, ci si ferma, si segnala, là c'è questo errore, là c'è questa cosa che non va bene. Dopo, se l'altro non recepisce, basta, si prega e si finisce. Magari ci si riproverà, chissà, le vie del Signore sono infinite. Chiaro? Questo è il vero insegnamento di Gesù del non giudicare e non sarete giudicati, cioè state attenti. Ecco, infatti poi dice con lo stesso metro, no? Sarete giudicati. E beh, te credo. Se noi lo facciamo però con le condizioni messe da Gesù, allora va bene. Allora va bene. Ecco, supplichiamo la Vergine Maria perché è venuta per questo, è venuta per aiutarci, è venuta per tenere come giudizio estremo, una condizione estrema, ma è venuta per aiutarci alla conversione e perché anche gli altri si convertano. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina e custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Laudetur Jesus Christus, ave, ave Maria. Grazie a tutti.